parlerò in realtà di due NRC, Land Use e Spatial Planning e Land Cover, che sono due NRC anche abbastanza diversi tra di loro. Il Land Cover siamo in 5, anche se poi effettivamente siamo in 2. Questo forse è una cosa. Esatto, questo mi sembra che sia una cosa, insomma, di questa le compagini un po' degli NRC, in realtà insomma più o meno sono abbastanza analoghi i problemi, no? L'ultima parte del pomeriggio. Sull'altro il gruppo è più ampio, siamo 8 persone, anche perché Land Use Spatial Planning in realtà comprende molte competenze anche trasversali diverse. Oltre a me ci sono Silvia, Ines, Anna, che è andata via, Luca Guerrieri, Marzia Mirabile, Serena Lambrogi, Walter Sambucini. Parte è uscita, lo so, insomma, lui, però è un nome di cronaca, siccome riportato sul sito lo leggo. Dunque, qual è il quadro di riferimento di questi due NRC? Allora, intanto è un po' come sul suolo, anche in questo caso non ci sono direttive di riferimento né norme particolari a livello nazionale che vadano oltre strategie tematiche e cose del genere. Per quanto riguarda il Land Cover, l'ambito di riferimento è soprattutto dettato ormai negli ultimi anni dalla componente Land di Copernicus, per cui l'agenzia di fatto è la responsabile a livello europeo per la componente Land dei servizi Copernicus, e quindi tutte le attività dell'NRC Land Cover di fatto sono finalizzate al 99% a coprire quest'ambito, e anche le attività storiche come il Corill Land Cover in realtà sono confluite nell'ambito dei servizi Copernicus. Quindi anche il Corin è un qualcosa che, per chi non lo conoscesse, nasce alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quindi ben prima di Copernicus, però oggi è uno dei servizi, delle componenti del servizio Land di Copernicus. E quindi quello che facciamo fondamentalmente, non ci sono obblighi di reporting formali, ma sostanziali sì. Perché? Perché non essendoci una direttiva, non essendoci una norma che regola questo flusso di dati, in realtà storicamente veniva fatto attraverso una sorta di assegnazione agli NRC del flusso dei dati. Questa è una cosa che, tra l'altro, con un finanziamento da parte dell'Agenzia Europea, per ad esempio per la produzione del Corill Land Cover storicamente. Dall'edizione di quest'anno, quindi iniziativa che è iniziata l'anno scorso, siccome a livello europeo formalmente non era vista di buon occhio in qualche modo che l'agenzia trasferisse soldi direttamente agli stati membri indipendentemente da un obbligo di reporting, è stato fatto un bando a cui però non potevano partecipare pochi altri, diciamo, dagli NRC. Quindi di fatto noi abbiamo partecipato, ci siamo aggiudicati quindi questo progetto nel partenariato, che poteva essere, insomma, non tutti gli stati membri hanno partecipato o avuto assegnato quel progetto. Noi abbiamo fatto una specie di call con le ARPA, tentando di valorizzare il ruolo dell'SNPA, hanno aderito 10 ARPA su 21, quindi in maniera assolutamente volontaria l'adesione, poi chiaramente il finanziamento, hanno avuto una parte del finanziamento dell'Agenzia Europea. Stiamo lavorando adesso, chiaramente i tempi sono molto stretti perché l'obiettivo dell'Agenzia Europea è avere i dati pronti per il SOER 2020. Il Corill Land Cover e gli altri dati e gli altri prodotti Land sono molto utilizzati come base per tantissimi indicatori, sia specifici sia trasversali, quindi l'obiettivo è quello di correre, quindi noi abbiamo adesso tempi molto stretti entro l'estate per fare la consegna di una buona parte dei dati. Questa è un po' la situazione. Dal punto di vista organizzativo, ecco, il rapporto con le ARPA, noi stiamo tentando di portarlo avanti al di là di questo progetto specifico, attraverso il coinvolgimento di tutte le ARPA con la rete dei referenti. Noi ci siamo strutturati in modo da avere una rete di referenti sul monitoraggio del territorio e del consumo di suolo, quindi questo è un po' il compito della rete, che ha compiti sia nazionali, quindi il rapporto nazionale, il monitoraggio del consumo di suolo, eccetera, sia la stiamo utilizzando.
utilizzando molto come supporto alle attività dell'NRC. Quindi l'idea è che quando ci sono nuove richieste o nuovi processi, ad esempio adesso si sta discutendo tutto il nuovo sistema di classificazione e si stanno rivedendo tutti i prodotti governi più slend, degli NRC ovviamente sono coinvolti a pieno in tutta questa fase di revisione. Noi stiamo utilizzando la rete dei referenti come nostra rete a supporto della cosa. Quindi adesso non so se è un modello che può essere Sì, replicato da altre certo, parti, sì. da noi sta funzionando bene, devo dire, e quindi in questo modo non c'è la necessità, cioè, l'apertura ad avere alcune ARPA dentro l'NRC ben volentieri, però di fatto questo è un sistema che in Sì, realtà è molto più consultazione che fai, ancora ancora più flessibile, esatto. no? Come? È un processo di consultazione più che Consultazione e coinvolgimento anche attivo, perché esatto, poi alla più che di fine. identificazione all'interno dell'NRC. Esatto, sì. Quindi come se fosse una cosa a due livelli, c'è l'NRC e poi una struttura che comprende tutto Che è proprio l'SNPA. nell'essenza dell'NRC. E quindi questo, devo dire, dal nostro punto di vista sta funzionando abbastanza. Per quanto riguarda l'altro NRC, cioè l'End User Spatial Planning, lì le attività sono, diciamo, meno pressanti da questo punto di vista, cioè non ci sono consegne di dati particolari. Fondamentalmente ci hanno coinvolto per adesso in un questionario che abbiamo mandato le osservazioni e le risposte coinvolgendo, insomma, tutti noi dell'NRC e in qualche caso anche qualche collega di fuori dell'NRC. I temi sono abbastanza ampi perché poi il questionario era sulle infrastrutture verdi, però l'End User Spatial Planning in realtà nell'ultimo meeting a cui sono andati Ines e Anna, mi sembra, non ricordo andati voi, si è parlato sia di infrastrutture verdi ma di tutto il tema della valutazione delle forme di trasformazione del territorio, del paesaggio, delle forme di urbanizzazione, quindi temi che noi portiamo avanti in realtà da alcuni anni e che stiamo riconoscendo un po'. Devo dire, mi sembra che le cose siano anche abbastanza allineate col lavoro nazionale, anche senza farlo apposta, nel senso che non è che c'è mai stato un grande confronto su questi temi con l'agenzia, però ad esempio anche lo stesso indicatore che richiamava Claudio, quello sulla frammentazione, no? Sono stati coinvolti diverse NRC, tra cui chiaramente i nostri due. È un indicatore che noi ormai sono 3 anni che abbiamo all'interno del rapporto sul consumo di suolo. E che di fatto adesso quest'anno abbiamo allineato con la nuova proposta dell'Agenzia Europea, ma erano proprio piccoli affinamenti sulla tipologia di cluster, insomma, erano cose in cui ci siamo trovati, devo dire, tutto sommato abbastanza allineati. Adesso su questo NRC vedremo come andrà avanti il lavoro, perché si parla poi di nuove iniziative, ancora, insomma, ben da capire quanto poi l'Agenzia voglia spingere. Una cosa su cui l'Agenzia storicamente ha sempre lavorato poco, questo mi sembra, insomma, i prodotti poi alla fine sono sempre stati molto Un po' delle leggeri, review sì, di quello che succedeva a impatto. livello europeo più che analisi di dati o Faccio un cambio osservazioni. di passo Però, nel insomma, contesto, sì, diciamo. insomma, quindi questo è un po'. Quindi grosse criticità sinceramente non Una ne domanda, vedo. l'attività che tu fai di reporting a livello italiano sul consumo di suolo, cioè, a loro non è mai arrivata, non so, una sintesi, qualche cosa, cioè come potrebbe essere un buon esempio, una buona pratica. Sì, come sintesi noi Come le abbiamo più sintesi, volte qualche mandato rappresentante, sì, per una delle curiosità mia, sintesi. insomma. Quello è considerato, vengono chiamati downstream services nell'ambito di Sì. Copernicus, per cui a livello europeo c'è un servizio core, cosiddetto, e poi a livello nazionale si possono aumentare, ad esempio, la risoluzione temporale, la risoluzione spaziale, insomma, fare qualcosa, aggiungere un po'. Aggiungere qualcosa in più rispetto al servizio europeo. Per fare un esempio, a livello europeo le aree artificiali vengono monitorate con una risoluzione di 20 metri ogni 3 anni e ad oggi stiamo validando i dati del 2015. A livello nazionale noi abbiamo il dato ogni anno a 10 metri e stiamo completando i dati del 2017, quindi è chiaro che c'è un bel gap, Sì. però anche lì a livello europeo lo sforzo di miglioramento dei dati in corso, quindi insomma vedremo se prima o poi ci si Sì, allora. allineerà, insomma. Allora, grazie Michele, grazie a tutti, perché veramente le suggestioni sono state tante. Io non so se Filippina vuole chiudere sicuramente.